attività si inserisce nell'ambito del progetto Agente 0011 Missione Inclusione, che è un progetto capofilato da CESVI e cofinanziato dall'AIX, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, nell'ambito del quale AMREF è partner e con un ruolo trasversale di creare una maggiore collaborazione e maggiore sinergia tra il mondo socio-educativo e quello socio-sanitario. Nell'ambito di questo progetto, quindi, AMREF sta realizzando 4 percorsi partecipati in 4 diverse città, Napoli, Roma, Milano e Catania, nelle quali collabora con associazioni del territorio. A Napoli stiamo collaborando con Maestri di Strada, che è appunto un'associazione educativa e che si occupa di progetti educativi, socio-educativi nella periferia est di Napoli. Abbiamo realizzato questa attività con questo gruppo di musicisti, appunto con l'intenzione di far riflettere i ragazzi sul tema dell'inclusione, della diversità, dell'interculturalità. Il campo estivo che stiamo facendo anche con la collaborazione e soprattutto grazie al sostegno di AMREF è la prosecuzione delle nostre attività territoriali, che sono una parte delle attività di Maestri di Strada che entra nelle scuole del territorio della periferia orientale. Siamo in più di 11 scuole e conosce i ragazzi, fa mediazione educativa all'interno delle classi, ma fa anche un grandissimo lavoro pomeridiano in cui si crea quella che viene generalmente chiamata la comunità educante, che è fatta di genitori, che è fatta di ragazzi, ma è fatta anche di ragazzi cresciuti con noi che sono peer educator, di educatori e di arte educatori. La filosofia del campo estivo è la filosofia del pensare insieme ai ragazzi quali sono le attività che possono servire per stare insieme, non stare in mezzo alla strada, stare in un luogo, progettare, inventare insieme e creare quel legame che servirà per ricominciare le attività a settembre. È un laboratorio di canto, danza e musica africana e per me la cosa speciale di questa mattina è accogliere degli ospiti, che ha sempre un effetto straordinario perché fa nascere curiosità, fa nascere incontro e fa nascere trasformazione. Non è un caso che oggi ci siano quasi tutti i ragazzi che nascondono dietro lo scherzo, la battuta, in realtà una grande curiosità e secondo me anche un grande entusiasmo. I nostri ragazzi non si muovono facilmente e quindi è una bella scommessa coinvolgerli in un laboratorio di danza africana. Noi siamo un gruppo di danza e musica tradizionale del West Africa e quindi di tutta la costa occidentale dell'Africa, quindi parliamo di Mali, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Togo, Benin, insomma tutta quella costa occidentale. Il nostro progetto nasce dalla volontà di dare una voce per quello che si può creare dalla mescolanza. Nei nostri corsi, così come nei nostri concerti, diamo anche voce di quelli che so che cosa significano i ritmi, perché si fanno queste danze, se è un momento di aggregazione, se è un momento di difficoltà. Si danza e si suona in Africa anche per la morte, per la nascita, per un passaggio di età, no? Quindi generazionale, per tutto, no? A differenza nostra che invece la musica è più legata ad un concetto di giovialità, di festa, festività, ricorrenza. Abbiamo avuto questa fortuna di avere diversi allievi o amatori che si sono approcciati a questa musica nella speranza e magari diciamo nell'intento di ancora riscoprirsi. Quindi Guna è presente come testimone di ogni storia, testimone per poter meglio mescolare e favorire l'integrazione della comunità.